Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Saints Row. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con delle missioni dedicate a Kev. La prima era una cavolata, la seconda era una missione di realizzare un suo sogno da bambino. Oggi invece abbiamo una missione per Eli, ovvero sparare merdate. A Eli serve aiuto per sviluppare una nuova abilità, $2500. Tutta tua. Sentiamo. Hey, I've been thinking. Now that the Saints are a real organization, 3600 metri di là. You know, all the basic skills involved in day-to-day operations. You betcha. Uh-huh. And that means I was hoping you could teach me to shoot. Oh, sure can do. Allora è semplice, dai. I set us up a kick-ass practice range. Allora è una cavolata. Aspetta. Ci sono due negozi di vestiti di cui uno è qua vicino. Sono tutti e due qua sotto. Voglio andarli a vedere. Allora, uno è questo qui. Scusami, qual è di questi il negozio di vestiti? Ah, è questo qua. Ok, ma non c'è nessuno. Ma no, ma che palle. Ah, credo sia tipo un mercatino dell'usato quello. Almeno questo è aperto? Sì, dai, almeno questo. Ma dite che si possono comprare le attività come i precedenti Saints? Che tu vieni e dici, ok, compro questa attività, spendo $5000 e mi danno una parte? Allora, vediamo che cosa hanno per noi. Beh, una camicia nera fa sempre il suo stile. Un paio di pantaloni neri fanno sempre comodo. Per quanto ci sia roba carina, per adesso non compro nulla. Va bene, vi ringrazio. Cos'è successo? Ho preso danno dalla fontana, ma ti prego, perché? Questa cosa mi fa abbastanza ridere. Questa cosa mi ha fatto abbastanza ridere. Dite che questo coso illuminato si fotografa? Direi di sì. Direi proprio di sì. I like the look of this. Io l'ovvo santo illeso. Il fotografare gli oggetti, secondo me, è il nuovo fai il graffito sopra un altro graffito di questo gioco. Perché prima, se vi ricordate, tipo in Centro 1 e 2, c'era tutta la sequenza di graffiti delle gang rivali che bisognava coprire con i nostri di graffiti. Mentre qua invece c'è sostanzialmente da fotografare gli oggetti. E aspetta un secondo, dov'è? Ah, che palle che continua, stai premuto io. Dov'è il cestino? Eccolo qua, aspetta che magari c'è qualche oggetto interessante. Che ho scoperto che in realtà alcune volte troviamo i soldi, altre volte troviamo dei pezzi di oggetti. Tipo i vestiti, certo. Abbiamo trovato una volta le scarpe. Hai trovato pezzi di camion d'oro. Ecco, tipo adesso abbiamo trovato dei vasca ad alta capienza. Per qualche motivo. Però vabbè. Andiamo ad aiutare Eli a sparare. Eli, dove sei? Allora, mettiamoci la pistola che ha munizioni infinite a questo giro. Ehi, bello, ciao. Hey. Wow. Eli, you set this range up yourself? Yep. I didn't have any clay pigeons, so I had to make do with what I could find. Nice. Beh, certo. What weapon are you going to use? Oh, I'm more of a book learner. I've done some research already. I just wanted to watch you, ask questions and take notes. That's not Va bene. Really how you learn. Esatto, bisognerebbe sparare. Va bene, cosa vuoi che sparo? Now, the first thing I saw in my research was that stance is very important. Sure. You gotta have a stance. So what's a good stance? I mean, this? I can't describe it, I just do it. Esatto, è più Watch. Facile farlo che spiegarlo. Sfrutta il poligono di T. E dove sono secondo te io? Minchia. Aspetta, okay. Rispara. Stance. Well, we'll work on that. Ti dispiace? Scusami. E che ne sapevo io che mi tiravi i barili, deficiente? Sure. I like to pretend there's a little white dot or crosshairs on whatever tipo I'm quello. And then I just aim for it. Like this. Sfrutta il poligono di tiro. Rifammelo rifare bene. Oh, preso. Ah, fanculo. Ok, imagine a dot. Guess I could do that. What about breath control? I read a lot about exhaling when you pull the trigger.
And God, Eli, in a big firefight, I pay no attention to how I'm breathing. Duh. I just... Well, look. Allora, scusami un attimo, a questo punto, ecco. And my research said to squeeze the trigger instead of pulling it? What the fuck's the difference? There's just a feel to it. Look. Esatto. Ecco fatto. Yeah, I did see a certain squeeze quality. Nice. Nice. Quindi, hey, sei a posto? Looks like Marshall. Reckon we're near one of their black ops sites. Trespassers on Marshall land will be shot! Grab a gun! Beh, che dire. Aspetta. This is what we call a target-rich environment. Hey! I got one! Good job, pal. See what I mean about the dot thing? Minchia! Che colpo che si è preso questo. Mi dispiace, ma questo ora è il nostro posto di addestramento, scemi. You're doing great, Eli. Aspetta, dove sei? That's right, assholes. You're the training exercise. Voi siete il nostro bersaglio ora. It is the game regulation to allow civilians on Marshall Island. Bello sto tizio vestito da... da cowboy. Aspetta, sto ricaricando. Ma mi ha lanciato anche lei la granata. This may be a tad much for me. Get in the car. Sbrigati, Eli. Dobbiamo fuggire. You drive. I'll do the covering fire from the roof thing. Wait, that's not. Ah, vabbè, fa niente. Ormai se la sente, lui deve fare sta cosa del tettuccio. Keep breathing. No. Oh, allora, dobbiamo sbrigarci. Bisogna restare sull'asfalto. Perché questa macchina non va bene sullo sterrato. Non va per niente bene. What am I doing? Ah, boy, Eli, stai facendo tutto tu. How do you aim like this? Non riesco neanche a mirare dietro a questo okay. Ecco. Okay. Dai, Eli, ce la puoi fare. Vai tranquillo. Should've got the roof rack. Minchia. Che colpo che ci ha dato questo qua. Wow. Dobbiamo riuscire a sfuggire. Mi servirebbe un punto dove saltare. Il ponte. Il ponte sarebbe perfetto per evitarli. Se riusciamo a passare per il ponte, siamo lontani. Ok. That was maybe a bit more hands-on learning than I was hoping for. Puttana, hey, Eva, no, you did great out there. Ecco fatto. Next time I'm in a tight spot like that idol party, I can slow him down. Dico, I think I'll leave the car roof shit to you from now on. Te la faccio fare a te la prossima volta. È volato via. Oh no. È volato via Eli. Potenziamento arma amico. Ora ha un fucile d'assalto. Si è passato da non so sparare a Tony Montana. Abbiamo un'altra missione per Eli? Ne dubito a questo punto, eh. Il primo fottissimo giorno? No, ok, perfetto. Per Nina non abbiamo nulla da fare. Aspetta, abbiamo sbloccato un collezionabile. Fa vedere qual è. Oh, I love Sant'Illeso. Dove posso metterlo? Quindi tutto ciò che luccica di viola possiamo metterlo da qualche parte. Buono da sapere. Allora, qui abbiamo il cannone. Che vabbè, con la sala da biliardo ci può stare. Qui nel bar non starebbe male Sant'Illeso, effettivamente. Ecco fatto. Ci starebbe proprio bene. Beh, non vedo l'ora di vedere quali saranno i prossimi oggetti che metteremo da queste parti. Lei chissà cosa sta pensando ora. Quindi signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito. Come al solito mi avete seguito. Oh aspetta, wow, possiamo metterlo anche qua nel mezzo. Chissà cosa possiamo mettere qua. Una statua gigante immagino. Vi ringrazio per avermi seguito. Come al solito mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.